Comunico che per fare le proprie ricerche attraverso il sito web www.tinelli.eu si accede al fornitissimo indice alfabetico con oltre 3.000 voci dei video a completa disposizione e non c'è bisogno di alcun abbonamento. Trovate anche le numerose playlist suddivise per tematiche. Sempre in pronta consegna i libri Il risveglio con i vari capitoli e Il secolare nuovo ordine del male, dove consiglio di aprire le pagine a caso ed iniziare a leggere a caso. Perché? Perché nulla accade per caso. Parliamo di radiazioni. Credere è nemico di conoscere, ma credo che esistono le radiazioni. E lo dico seriamente. Sto parlando sul serio perché esistono alcuni problemi per la NASA riguardo le radiazioni. L'umanità ha creato un'infinità di cose artificiali che emettono radiazioni, mentre da sempre la natura emette quantità di radiazioni ovunque, ci dicono. Quello che riguarda la NASA sono le radiazioni di Van Allen, e anche se non lavoro per la NASA, so che circondano la Terra e che sono super mortali, così dicono. Sono state scoperte da James Van Allen nel 1959, che ha detto di non andare mai lassù per la loro pericolosità. E il presidente Kennedy aveva suggerito che forse era il caso di ripensarci se andare lassù. Poi è morto. Servono tre cose per ripararsi dalle radiazioni. Il piombo, che è a buon mercato. L'oro, che è due volte più denso del piombo. Ma non è a buon mercato. O una enorme quantità di acqua. Qualsiasi cosa che vola deve essere più leggera possibile, pertanto non si può usare il piombo, oro e nemmeno una grande massa d'acqua. Quindi cosa si può usare per schermare le radiazioni? Niente. Voglio dire, alluminio e plastica sono inutili, ma nessuno di quelli che sono andati sulla Luna è morto o ha ricevuto avvelenamenti da radiazioni e nessuno ha avuto il cancro. Addirittura quattro di loro sono ancora vivi oggi nel 2024. Quindi come ha potuto superare queste radiazioni l'Apollo? Voglio dire, la scienza come spiega questo? Non può spiegarlo perché non sono mai andati oltre l'orbita bassa. Rivediamo alcuni spezzoni dal meraviglioso video Terra, il grande inganno, parte seconda, stilato dal fisico nucleare Roberto Morini. Sentiamo cosa dice Samantha Cristoforetti il 22 gennaio 2015 durante una diretta con alcuni studenti di Roma, dove sciolina una cosa molto compromettente per l'agenzia che rappresenta. Quando ci avventureremo più lontani, oltre l'orbita bassa. Discorso molto simile per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologia. E adesso sentiamo l'ingegnere della NASA, Kelly Smith, dal video originale della NASA, Orion Trial by Fire. Quando ci allontaneremo dalla Terra, passeremo attraverso la cintura Van Allen, un'area di pericolose radiazioni. Radiazioni come queste possono rovinare il sistema di guida dei computer ed altre apparecchiature elettroniche. Naturalmente dobbiamo passare queste pericolose radiazioni due volte, una all'andata ed una al ritorno. Forse hanno usato degli interruttori per spegnere le radiazioni quelle 12 volte che fra andata e ritorno sono passati per gli sbarchi sulla Luna. Lo dico perché magari qualcuno non sa che presumibilmente sulla Luna hanno messo piede ben 12 astronauti. Presumibilmente. Presumi Bill mente. Fate le vostre ricerche perché la Terra non è affatto un globo che schizza ruotando nell'universo infinito.